del Presidente all'Aula, abbiamo concordato un incontro semestrale che in questa occasione credo non possa prescindere essenzialmente da tre punti. L'epidemia del Covid-19, così come sta manifestandosi in Sicilia con le relative iniziative adottate dal Governo, la riprogrammazione dei fondi che debbono dare concretezza alla legge di stabilità del 2020 e gli obiettivi ai quali bisogna improntare il disegno di programmazione dei fondi del Recovery Fund che l'Unione Europea mette a disposizione della nostra nazione. Naturalmente mi offro al dibattito dell'Aula anche alla luce delle relazioni che qui sono state nelle scorse settimane svolte da alcuni componenti il Governo su determinate materie. La situazione dell'epidemia in Sicilia segnala una crescita costante dei contagi, che si muove in linea di coerenza con il quadro nazionale, seppure con una minore incidenza percentuale sul rapporto tra contagiati e popolazione. L'andamento epidemiologico, come non sfugge a nessuno di voi, è il faro di riferimento per le scelte di politica sanitaria. Le scelte della politica, come amo ripetere spesso, sono conseguenziali al numero dei contagi. La nostra regione ha adottato un primo piano già nel mese di aprile del 2020, poi sostituito con una diversa programmazione per la fase estiva e adesso è prossima alla presentazione di un nuovo documento programmatico che tiene conto del margine di crescita della ospedalizzazione fino al fabbisogno di 2.500 posti letto, il 20% dei quali ripartiti tra terapia intensiva e subintensiva, secondo le linee di guida fornite dalle indicazioni nazionali. Prima di entrare nel merito di alcune comunicazioni che si aggiungono a quelle già rese in aula dall'assessore per la salute, esiste una differenza sostanziale tra la prima fase dell'epidemia e quella che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo iniziato questa esperienza senza che fossero noti protocolli medici, con lo sguardo sempre rivolto alla situazione del Nord Italia e a quel numero enorme di contagi. Mancavano tamponi, scarseggiavano dispositivi di protezione individuale, non c'era alcun accesso a test diagnostici rapidi. Come tutte le altre regioni, durante il lockdown sono state sospese le attività sanitarie ordinarie, con l'unica eccezione per prestazioni urgenti o non indifferibili. Oggi il contesto è profondamente diverso. Abbiamo rafforzato con oltre 3.000 nuovi operatori il nostro sistema sanitario e abbiamo creato un supporto territoriale con le istituzioni delle USCA che sono e si rivelano ogni giorno di più presidio indispensabile per alleggerire la tensione ospedaliera. Siamo tra le regioni italiane che si sono dotate per prime di test diagnostici rapidi, di tamponi antigenici, di test sierologici. Abbiamo testato oltre 460.000 casi singoli con test molecolari e oltre 250.000 con test sierologico. Con i tamponi rapidi antigenici saremo presto a 100.000 cittadini già testati
e grazie al bando di reclutamento che si è concluso avvieremo una forte campagna a partire dalla popolazione in età scolastica, che è quella che maggiormente assieme agli anziani richiama la nostra attenzione. Esistono criticità, certo, inutile negarlo, soprattutto nelle ultime settimane. Criticità legate all'enorme numero dei soggetti sottoposti ad isolamento volontario, anche tra i cosiddetti contatti stretti nelle scuole. Stiamo lavorando senza risparmio di energie e mi auguro che l'istituzione delle USCA scolastiche, decisa solo in Sicilia a seguito di una mia ordinanza, possa essere presto una buona risposta ad un problema che esiste e che stiamo affrontando. Ma c'è un dato che deve essere tenuto in adeguata considerazione. Tra il periodo di marzo e aprile e il periodo di settembre e ottobre, il nostro sistema sanitario ha reso 120% in più delle prestazioni sanitarie. E ancora oggi, sperando di contemperare i disagi con la necessità di garantire il diritto alla salute, siamo fermi sulla nostra posizione di non sospendere le attività di cura per tutti coloro che non sono malati di coronavirus. Dove è possibile fare, lo stiamo facendo. Un'ultima notazione, e lo dico senza alcuna vena polemica. Ho letto in più interventi negli ultimi giorni che la Sicilia avrebbe buttato il periodo dell'estate. Nulla di più falso. Lo dimostra peraltro il potenziamento della rete territoriale, lo dimostrano le assunzioni fatte, i programmi di cura adottati, il tracciamento dei turisti, ma soprattutto lo dimostra l'avvio di opere nelle strutture ospedaliere, alcune delle quali sono già state completate e consegnate. Ricorderete che il Governo centrale ha approvato la nostra proposta di potenziamento della rete delle terapie intensive e subintensive. Si tratta di 128 milioni di interventi per i quali sono stato delegato solo lo scorso 7 ottobre. Abbiamo una tabella di marcia che è serratissima e dobbiamo sperare di recuperare il tempo perduto. L'obiettivo, perduto non da noi naturalmente, nel senso che se la delega fosse arrivata nel mese di luglio, forse qualche struttura avremmo potuto nel frattempo completare. L'obiettivo resta uno, fare in modo che dopo l'emergenza possa esistere un sistema sanitario più forte, più radicato territorialmente, più moderno tecnologicamente, più digitale, più adeguato ai nostri tempi. Ho detto all'inizio che la situazione epidemiologica segnala nella nostra isola una crescita costante dei contagi. In alcune regioni d'Italia la situazione è di emergenza, in altre è di grave emergenza. Noi non siamo, per fortuna, a questa condizione. Non escludiamo lo si possa arrivare con il moltiplicarsi di contagi che, per esempio, in Umbria hanno nelle ultime due settimane superato il 200%. E abbiamo adottato una ordinanza che tenesse conto, da un lato, della esigenza di contenere la diffusione del contagio, dall'altro l'esigenza di assicurare una vita quasi normale, consentendo al tessuto imprenditoriale isolano di poter lavorare fino a quando il dato epidemiologico dovesse consentirlo. Il DPCM del Governo centrale è stato molto restrittivo rispetto alla nostra ordinanza. E noi
abbiamo fatto notare noi presidenti di regione in sede di confronto con il presidente Conti e con i ministri Speranza e Boccia, abbiamo evidenziato come alcune norme di quel provvedimento, in particolare la chiusura degli esercizi commerciali alle 18, bar, ristoranti, pizzerie, costituisse un serio problema per alcune regioni, per quelle regioni cioè dove il dato epidemiologico non presenta una condizione di grave emergenza e dove il tessuto imprenditoriale può ancora resistere e organizzarsi nel rispetto delle linee guida fissate e concordate dalla conferenza Stato-Regione. Purtroppo il Governo centrale ha ritenuto di non dovere accogliere alcune nostre richieste, nonostante si fosse sottolineata la differenza fra regione e regione. Perché chiudere alle 18 i ristoranti in una terra come la nostra significa non tenere conto del fatto che fino alle 18 solitamente i nostri ristoranti, le trattorie, non lavorano in Sicilia. Sono luoghi di incontro nelle ore serali. È stabilito il rispetto delle norme con cui bisogna stare seduti a un tavolo. Alcuni ristoranti, alcuni esercizi avrebbero potuto ancora per qualche settimana svolgere la propria attività. In Lombardia si va al ristorante alle 20, alle 19.30, di solito si cena presto. Se uno entra in un ristorante in Sicilia alle 19.30 gli fanno il TSO. Ecco perché noi ritenevamo che fosse giusto adattare le norme alla realtà, alle abitudini della nostra terra, senza per questo dover compromettere il diritto sacrosanto alla tutela della salute. Ho visto nella mia città alcuni cittadini all'impiedi aspettare pronto il cibo da portare a casa, erano 9 cittadini che stavano l'uno accanto all'altro senza alcun rispetto di distanza fisica. Se quei cittadini fossero stati ammessi a sedere a tavola a un metro e mezzo di distanza, forse avremmo evitato qualche contatto in più. Questo è solo uno dei tanti esempi. I musei aperti e i teatri e i cinema chiusi. È un tema sul quale ci siamo confrontati col Governo centrale, spiegando che in un teatro e in un cinema, se si lasciano 2 posti liberi, c'è la sufficiente distanza per poter consentire a quelle imprese che operano nel mondo culturale di poter continuare a lavorare ancora per 1, 2, 3 settimane, speriamo senza interruzioni, ma l'interruzione c'è già stata. E allora noi riteniamo, con tutto il rispetto per il Governo nazionale, riteniamo di rivendicare il diritto a disciplinare soltanto su alcune materie le misure che i presidenti di regione possono adottare, che finora sono restrittive e che potrebbero essere estensive. Lo facciamo senza alcun spirito, come dire, di rivendicazionismo sterile e inutile, ma solo perché su alcune materie noi possiamo intervenire meglio di come una norma generica
possa disciplinare la realtà territoriale che nella sua specificità soltanto noi conosciamo, presidenti delle regioni, meglio e più di quanto possa conoscere il governo centrale, col quale abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere, nel rispetto della dialettica reciproca, continuiamo ad avere un rapporto improntato alla collaborazione. Questa idea di chiedere deroghe anche per le materie restrittive, estensive, non è nuova. In questi giorni circola una norma della provincia autonoma di Bolzano con la quale si disciplinano le misure di contenimento della diffusione del virus, leggo testualmente, nella fase di ripresa delle attività. Come sapete, la provincia autonoma di Bolzano è dotata di statuto speciale esattamente come la nostra regione. Questa norma non è stata impugnata dal governo, vuol dire che il governo centrale la ritiene compatibile con l'ordinamento costituzionale. Quindi, senza volere compiere alcun oltraggio alla integrità dello Stato, stasera il governo regionale si riunirà per adottare un disegno di legge che richiami nella forma e nella sostanza la legge già adottata e approvata dal governo centrale. Se lo ha fatto per Bolzano, non si capisce perché non possa farlo per la Sicilia. E mi auguro che su questo tema si possa trovare, signor Presidente Miccichè, io la so molto sensibile a questi temi, si possa trovare la condivisione del Parlamento. Naturalmente su alcune materie, non su tutte, penso ai beni culturali, per esempio, che è materia sulla quale abbiamo potestà primaria, penso ad alcune attività legate al turismo. Questo per quanto riguarda la situazione del Covid. Per quanto riguarda invece i fondi della riprogrammazione post-Covid, ma il post-Covid ancora è lontano purtroppo e temo che resterà lontano ancora per qualche tempo, la legge di stabilità votata da questo Parlamento è stata essenzialmente improntata all'obiettivo di dare risposte al tessuto imprenditoriale e al tessuto sociale di questa nostra isola, fortemente messi in ginocchio dalla terribile epidemia. Anche qui si è andati avanti a tappe forzate, credo senza perdere un solo giorno rispetto al calendario imposto dalle procedure, che non sono procedure semplici, non sono procedure snelle, non sono procedure facili. Ricordo che la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 14 maggio del 2020. Abbiamo dovuto attendere 60 giorni per la scadenza del termine per evitare che il governo nazionale potesse impugnarla. Quindi arriviamo al 14 luglio. E tuttavia, nel frattempo, non siamo rimasti con le mani in mano. L'11 giugno, con una mia direttiva, sono stati precisati gli ambiti emergenziali in cui doveva attenersi la richiesta programmazione. Il 15 giugno il Dipartimento Programmazione, anche in esito ad alcune riunioni
tenutesi presso la Presidenza, ha proceduto a elaborare una proposta di riprogrammazione del PIOFERS 14-20, effettuando una puntuale analisi mirata ad analizzare la coerenza delle iniziative previste dalla legge di stabilità con gli obiettivi e le finalità del PIOFERS, a individuare le procedure non attivate o in ritardo di attuazione al fine di definire le risorse riprogrammabili sulla base dei vincoli, a valutare i profili connessi all'eleggibilità della spesa del PIO, ad individuare le altre fonti finanziarie per il finanziamento degli ulteriori interventi previsti dalla legge di stabilità. Questo in ossequio all'articolo 5, comma 2 della legge di stabilità, che, lo ricordo, ha limitato la riprogrammazione dei fondi extraregionali e del POC 14-20 alle risorse, dico testualmente, libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il 16 giugno, siamo a un mese dalla pubblicazione della legge di stabilità, la proposta di riprogrammazione è stata discussa e condivisa con i rappresentanti del Dipartimento delle Politiche di Coesione, dell'Agenzia della Coesione Territoriale, dell'ANPAL, e si è concordato un percorso di revisione del PIO in due fasi, una prima relativa alla riprogrammazione di circa 400 milioni che riguarda le iniziative Covid-19 individuate nell'ambito della legge di stabilità, una seconda, più ampia, che recepirà i contenuti dell'accordo Stato-Regione da definire successivamente con la stipula dell'accordo entro le prossime settimane. Il 25 giugno e il 1 luglio la proposta esecutiva di riprogrammazione e l'integrazione alla stessa, assieme alla documentazione necessaria, è stata formalizzata al Dipartimento Programmazione. Le proposte sono state trasmesse il 26 giugno e il 7 luglio all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni legislative. Il 22 luglio, appena decorso il termine per il pericolo dell'impugnativa, l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'ARSE ha comunicato che la seconda commissione legislativa, nella seduta del 14 luglio, e la commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea, nella seduta del 21 luglio, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di riprogrammazione. Il 23 luglio, appena un giorno dopo, la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione e il 9 agosto ha apprezzato in via definitiva il documento completo di riprogrammazione del PIOFERS 14-20. Come sapete, documento propedeutico all'avvio della procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza per l'esame e la successiva approvazione. Il 9 settembre, con direttiva presidenziale, gli assessorati competenti, nelle more della definitiva approvazione da parte della Commissione europea, sono stati comunque invitati ad attivare con immediatezza le procedure per la concreta realizzazione degli interventi contenuti nella riprogrammazione. Il 18 settembre la riprogrammazione degli interventi per contrastare gli effetti della pandemia per circa 400 milioni di euro del PIOFERS 14-20 è stata definitivamente approvata dalla Commissione europea. Il 26 ottobre, con deliberazione di giunta, è stata apprezzata la proposta di riprogrammazione dei fondi FSC per un totale di 569 milioni di euro a ulteriore copertura finanziaria degli interventi di contrasto agli effetti della pandemia. Va inoltre aggiunto che è in via di definizione l'istruttoria relativa alla riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione al fine di addivenire alla stipula dell'accordo Stato-Regione che, come sapete, è prevista dal Decreto Legge 34 di quest'anno. In estrema sintesi, così si articola la riprogrammazione: 100 milioni per gli aiuti alle famiglie indigenti, 30 milioni sono stati già erogati, 70 milioni
sono a disposizione dei comuni in attesa che completino la rendicontazione e sempre che siano ancora richiesti. 125 milioni per il diritto allo studio, 400 milioni per le imprese dalla riprogrammazione FERS, 524 milioni dalla riprogrammazione FSC. Per gli enti locali abbiamo destinato 263 milioni di euro. Non sono somme particolarmente robuste, ma il denaro non si inventa, è quello che abbiamo trovato nella nostra cassaforte. Quello che è stato speso, quello che non è stato speso lo abbiamo riprogrammato, quello che era riprogrammabile, per metterlo a disposizione. Non sono cifre esorbitanti, dicevo, ma se guardo la Calabria penso che siamo abbastanza avanti con quei 162 milioni di euro destinati al post-Covid. La Basilicata, sono regioni più piccole della nostra, 91 milioni e 880 mila. La Puglia, che è molto vicina a noi dal punto di vista delle caratteristiche territoriali e della popolazione, 468 milioni. Il Veneto 372 milioni, l'unica regione con la quale possiamo fare un ragionevole paragone è la Campania, che ha destinato 1 miliardo 132 milioni di euro. C'è il tema legato al Recovery Fund. E su quello, come sapete, noi qualche riferimento lo abbiamo già fatto. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, proprio perché mi piace ascoltare il dibattito. Oltre 20 miliardi di euro dovrebbero andare alla Sicilia, ma ancora non si conoscono bene e nei particolari le procedure. Da un confronto avuto con il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sappiamo che le Regioni e complessivamente gli enti locali possono far pervenire le loro indicazioni entro il 5 di novembre. È chiaro che non sappiamo ancora con esattezza che tipo di progetti va presentato, se un progetto esecutivo, se un progetto definitivo, se un elenco di obiettivi ragionevoli. Noi ci siamo riuniti più volte come giunta di governo e naturalmente delibereremo prima del 5 novembre perché vogliamo trasmettere a Roma l'elenco puntualmente. Abbiamo anche scritto ai grandi gruppi, penso alle Ferrovie, penso all'ANAS, penso a Terna, penso all'Enel, all'ENI, per chiedere a questi grossi enti se avessero già dei progetti esecutivi nei loro cassetti da poter mettere a disposizione della Regione e inserirli nella programmazione se ritenuti meritevoli di esserlo. Tutti hanno risposto con buoni propositi, io li ringrazio anche da questa tribuna, ma nessuno ha detto di avere un progetto esecutivo pronto. Noi pensiamo di dover cogliere la straordinaria occasione del Recovery Fund per puntare a dare una strategia alla Sicilia nella macro area del Mediterraneo. È una grande, preziosa occasione. La Sicilia, come sapete, ha bisogno di acquisire un vantaggio competitivo in questa area. Per farlo deve essere capace di accrescere la propria dotazione di risorse
da poterle offrire alle imprese che operano in quest'area o che vorrebbero investire in quest'area. E le risorse sono strutturali, sono infrastrutturali, sono tecnologiche. Ecco perché le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione con il Recovery Fund diventa non soltanto per noi forse l'unica occasione da non sprecare. Il governo regionale è impegnato a realizzare proprio in queste settimane un disegno di crescita della nostra isola su pochi ma essenziali obiettivi. Non 100 piccole cose da fare, ma 10 grandi cose da fare. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture strategiche per poter uscire fuori dalla condizione in cui si trova. Obiettivi che vogliamo naturalmente condividere non solo con questo Parlamento, confrontandoci con le relative commissioni, se questa idea fosse condivisa dal signor Presidente e della Conferenza dei Capigruppo, ma vorremmo confrontarci anche con le ex province e con i comuni. Saremo tutti chiamati a trasformare le idee in azioni, le linee strategiche in progetti, progetti da mandare in gara nel più breve tempo possibile. Qualcuno mi chiede, soprattutto da parte della stampa, ma voi volete gestire il denaro assegnato alla Sicilia? Assolutamente no. Per noi non è assolutamente rilevante sapere chi dovrà gestire queste procedure e queste risorse. Potrebbe farlo anche il governo nazionale. Leggevo proprio oggi sul Corriere della Sera di un possibile alto commissariato in tal senso. L'importante per noi è che gli interventi in Sicilia siano realizzati in tempi rapidi e con percorsi semplificati. La nostra terra non può più restare prigioniera della perifericità e marginalità rispetto al continente europeo. Ha una straordinaria occasione di aprire una stagione con l'obiettivo di rilanciare e concretizzare gli sforzi che sono stati profusi negli ultimi anni, facendo diventare la Sicilia una grande piattaforma logistica del Mediterraneo. Non possiamo più guardare verso il nord sapendo di restare una regione di periferia, con tutte le diseconomie che questa condizione geografica e infrastrutturale comporta. Per rendere possibile questo ambizioso progetto e presentare quindi un modello appetibile per il mercato, è necessario, secondo noi, che le decisioni sulla intermodalità e sul piano industriale e demografico siano rapide ed efficaci. Dobbiamo compensare il gap trentennale con la realizzazione di una vera area intermodale capace di costruire un modello che sia basato su infrastrutture viarie e ferroviarie moderne e affidabili. Non è pensabile per la Sicilia poter essere la piattaforma logistica del Mediterraneo senza un modello di intermodalità sostenibile e adeguato alle richieste del mercato, mentre il Mediterraneo torna ad essere affollato di navi mercantili che navigano verso il Baltico, verso il nord Europa, invece di fermarsi nei nostri porti. I lavori delle opere necessarie al colmare le lacune infrastrutturali, come ormai appare fin troppo evidente, non possono essere lasciati ad ANAS e a RFI. Devono avere un'unica regia che basi gli interventi su tempi certi e non più procrastinabili, senza più dover attendere quelle lungaggini burocratiche che spesso hanno reso e rendono le nuove infrastrutture già vecchie prima ancora che sia messa la prima pietra.
Ecco qual è l'obiettivo per noi prioritario nell'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Naturalmente senza dimenticare, assieme alle infrastrutture dei trasporti, le infrastrutture sociali, senza dimenticare la digitalizzazione e le nuove tecnologie, senza dimenticare la tutela del territorio e la soluzione del problema risorsa idrica con la quale molto presto i nostri agricoltori e tutti noi dovremo fare i conti. Ecco perché abbiamo elaborato un elenco di priorità che riteniamo possano essere, ci auguriamo, condivise dal Parlamento e dagli enti locali, il cui percorso noi non conosciamo, perché non sappiamo se le proposte delle ex province e dei comuni siano state già presentate a Roma o se invece si ritiene di doverle affidare ad un unico soggetto che dovrà interloquire con il governo nazionale. Infine, lasciatemi esprimere un auspicio, quello che presto le ZES possano essere operative. Si è tanto polemizzato su presunte perdite di tempo da parte della Regione, ma noi quando siamo arrivati non abbiamo trovato neanche la carpetta e abbiamo lavorato perché le ZES, in un confronto quotidiano con gli enti locali e con i soggetti del territorio, potessero diventare realtà. Già da tempo sono state trasmesse a Roma, ci siamo incontrati anche con il Ministro per il Sud, al quale abbiamo rappresentato, ma non ce n'era bisogno essendo egli siciliano, abbiamo rappresentato l'importanza di dare subito il via a questa opportunità per le imprese che già operano e per quelle che potrebbero venire ad investire. Io sono convinto che se diamo fiato a questo nostro grido d'allarme non potranno non arrivare le risposte. Ecco, questo è in sintesi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il punto che desideravo fare sui tre temi che mi sembrano prioritari in questa attualità politica, economica, sanitaria e sociale. Naturalmente viviamo nella incertezza quotidiana perché nessuno più riesce, né a Roma, né al Nord, né al Sud, programmare alcunché. Tutti siamo legati alla velocità e ai capricci di questo terribile virus, alla sua capacità di essere trasmesso e di diffondersi fra la gente. Non sono mancati gli appelli alla responsabilità e alla cautela. Io credo che assieme agli appelli esterni non sia assolutamente inutile e vano un appello interno. Io credo che in momenti così difficili come questi si possono evitare i motivi di contrasto, i motivi di scontro istituzionale. Si possono evitare, si possono, non si debbono, si possono evitare, perché la gente ha bisogno di sentirsi rassicurata. So che questo è l'appello che il Presidente Conte rivolge alle opposizioni, al Parlamento nazionale, è l'appello che io rivolgo a tutto il Parlamento siciliano qui da noi, senza naturalmente dover impedire questo spirito di responsabilità in tempo di guerra, senza dover impedire il legittimo ricorso alle critiche che, se sono costruttive, se sono edificanti e che se non sono mosse da altre recondite ragioni, possono servire a ciascuno di noi che siamo chiamati a governare in questo momento difficile un richiamo sempre più costante a fare meglio e a fare di più, perché nessuno fra questi banchi è esente da limiti, da responsabilità, da colpe,
da errori, per carità. Sarebbe presuntuoso dire il contrario, ma credeteci, ognuno sta approfondendo il meglio delle proprie energie per fare onore non al governo, e già sarebbe sufficiente, ma per fare onore a questa terra di Sicilia che, siamo sicuri, saprà rialzarsi meglio e più forte di prima. E questo Parlamento e questo governo è la sintesi, è lo specchio di questa terra di Sicilia. Vi ringrazio.